Radio Più presenta Voci di donne bibliche. Lettura al femminile della Bibbia da Eva a Maria. A cura di Laura Paladino. Le spose e le schiave, Zilpa e Bilà. Al momento di darle spose, Labano aveva assegnato in dote a ciascuna delle figlie una schiava. A Lia aveva dato Zilpa e a Rachele aveva dato Bilà. Entrambe vivevano a casa di Giacobbe con le loro padrone. Ma la prima moglie, Lia, aveva generato già 4 figli, mentre la sorella minore, Rachele, continuava ad essere sterile secondo il volere di Dio. Come già in Sara e in Rebecca, la sterilità continua a caratterizzare le matriarche di Israele. Vedendo che non le era concesso di procreare, Rachele diviene gelosa della sorella e si adira con Giacobbe fino a minacciarlo. «Dammi dei figli se no muoio». Giacobbe si irrita con lei e le dice: «Io non sono al posto di Dio, è lui che ti ha negato il frutto del ventre». Rachele allora, come già Sara, tenta di ovviare alla condizione in cui si trova con gli strumenti umani, pensando così di aggirare la decisione di Dio, e offre a Giacobbe la sua schiava Bilà, perché il marito le si unisca e lei possa avere una discendenza in questo modo, secondo quanto è prescritto dalle leggi vigenti. I racconti dei patriarchi, come si vede, riportano spesso situazioni simili e duplicazioni. Questo ha a che fare con la genesi stessa di questi racconti. Il nome di Bilà, la schiava di Rachele, ha etimologicamente a che fare con lo sfruttamento. Lei è veramente, come si vedrà nelle sue storie, una sfruttata. È una schiava, non è una donna libera, e tutti la sfruttano. La sfrutta Rachele, che se ne serve per togliersi di dosso la vergogna dell'infertilità. La sfrutta Giacobbe, che le si unisce per non far torto alla moglie. La sfrutta Ruben, il primo figlio di Giacobbe e di Lia, che secondo una notizia brevissima riportata in Genesi 35, si unisce anch'egli a lei, approfittando della condizione di sudditanza in cui la donna si trova. Dunque Giacobbe si unisce a Bilà, la schiava di Rachele, che gli partorisce un primo figlio. Rachele, che secondo le leggi vigenti al tempo lo considera figlio suo, lo chiama Dan. La ragione della scelta di questo nome è spiegata dall'etimologia popolare che è conservata nel passo. Dio ha giudicato in mio favore e ha ascoltato la mia voce dandomi un figlio. Poi Bilà, la schiava di Rachele, concepì ancora e partorì a Giacobbe un secondo figlio. E Rachele disse: «Ho combattuto contro mia sorella le lotte di Dio e ho vinto!» E lo chiamò Neftali. A questo punto scatta la gelosia di Lia, la quale, vedendo che ha cessato di partorire, prende anche lei Zilpa, la propria schiava, e la dà a Giacobbe, e anche Zilpa partorisce da Giacobbe un figlio che Lia chiamerà Gad, perché pensa per fortuna. Poi Zilpa partorisce ancora un secondo figlio a Giacobbe e Lia lo chiama Aser, perché dice: «Per la mia felicità tutti mi proclameranno felice». Le 12 tribù di Israele, che attraverso queste storie burrascose si vanno formando con la nascita dei loro capostipiti, hanno nelle loro ascendenze donne schiave e donne libere. Il racconto non riporta giudizi di valore, ma sembra anzi conservare una particolare indulgenza per queste silenziose figure femminili, piene di sofferenza, eppure arcanamente capaci di perpetuare in se stesse e nella loro discendenza la vita e la promessa fatta da Abramo.